Da questa mattina i viaggiatori che attraversano la galleria di Piazza Garibaldi possono imbattersi in una singolare installazione artistica. Il riso nutre il corpo e lo spirito è un omaggio polifonico a Totò realizzato da 16 artisti visivi e 12 poeti sotto la direzione di Lamberto Correggiari. Dal momento che Totò è quell'attore tragicomico straordinario che ha fatto del segno e della parola i suoi due elementi fondamentali, a quel punto si è voluto affidare al segno e alla parola, quindi all'artista visivo e al poeta, la possibilità dell'interpretazione del personaggio Totò. E soprattutto lo si è realizzato non in un luogo deputato per l'arte, ma in un luogo in cui l'incontro è sempre a rischio, perché è un incontro con un pubblico, chiamiamolo anonimo a un certo punto, ma un pubblico che ha una volontà e una sensibilità reale, non crediamo, e ha delle attese, ha delle richieste. L'iniziativa nasce dalla collaborazione del Comune di Napoli con la società Grandi Stazioni delle Ferrovie dello Stato. Due installazioni gemelle sono state collocate in Piazza Municipio e nel quartiere Sanità. Partecipazione con estremo piacere a questo progetto, così come all'intero progetto di Piazza Garibaldi di Napoli insieme al Comune. Nasce dall'idea che ha Grandi Stazioni di rendere questo luogo sempre più animato, sempre più vissuto, e quindi non solo una sede di shopping, ma una sede di eventi, di manifestazioni culturali, un luogo quindi che sia inclusivo ovviamente per i cittadini e per i turisti, un luogo completamente da vivere. Questa sarà solamente la prima di una serie di iniziative. Abbiamo un programma, un palinsesto molto ricco per i mesi di aprile e di maggio, che oggi lanciamo con questo primo evento insieme al Comune di Napoli. L'opera è collocata in un punto di transito di cittadini e turisti per mescolarsi ed interagire con la vivacità caotica del tessuto urbano, invitando con la forma ripetuta del cartello stradale a una pausa di godimento estetico. Queste installazioni in qualche modo sono appunto un'operazione di sorpresa, un segno di allegria creativa, in qualche modo un po' contro i tempi in cui il tema caratterizzante è la solitudine e le passioni tristi. Noi vogliamo andare oltre queste passioni tristi e appunto con la creatività dell'arte ricostruire comunità, un clima di creazione condivisa. A Natale avevamo cominciato con gli artisti di strada a dare il benvenuto ai turisti, oggi con queste installazioni, le altre sono a Piazza Municipio e poi alla Sanità, che è il quartiere di Totò ovviamente. L'omaggio a Totò resterà a Napoli fino al 29 aprile.